Mo ragazzi, mo ragazzi lo, faccia, lo facciamo questo discorso. Voglio finire, mi cambio arma e iniziamo a parlare. Allora, quello che dico io è che io vorrei un COD vecchio stile, perché sento la mancanza di quel tipo di gameplay, di gioco, di divertimento che mi ispirava Call of Duty, e poi vengo stuprato così da Cabba Dadda. Cioè, comunque, alla fine Call of Duty mi piaceva perché era un gioco che riprendeva l'ambientazione, quella dei giorni d'oggi. Però ci aggiungeva ovviamente delle chicche, come quelle che erano le specialità, che erano delle cose che alla fine, regà, a livello di gioco cambiavano, ma non incidevano così tanto come può essere uno specialista o le centinaia di score streak che c'è adesso. Perché ora, ragazzi, c'è una varietà nelle score streak assurda. Io mi ricordo che COD 4, che è stato uno dei primi che ha inserito le ricompense, che erano killstreak, cioè quindi si ottenevano quelle kill, aveva solamente l'UAV, l'attacco fulminio e l'elicottero, che si otteneva a 3, 5 e 7 kill. Raga, basilare il gioco, era basilare. Alle armi gli potevi mettere solo due accessori, sceglievi silenziatore, red dot, gli potevi mettere due cose sulle armi, le specialità erano pochissime, il gioco era bello perché era semplice, cioè, ciò che rendeva il gioco bello. Adesso ci sono specialisti, mercato nero. Oh, a voglia. Voglio, ci stanno tutte le skin, le cose anche strane. Ora, porco Dio, stanno le mimetiche tipo con le cose divertenti, con le cose della polizia. Cioè, COD, ragazzi, un tempo era un gioco basato sulla serietà, sull'affrontare temi importanti, Madonna, comunque anche della storia, come la guerra del Golfo. Cioè, la guerra del Golfo comunque è stata una delle più brutte guerre che ancora tutt'oggi ci sono ripercussioni proprio sul mondo. Il fatto dei kamikaze anche, cioè. Pure a livello storico come era fatto, cioè io mi ricordo pure che World at War secondo me ha un bellissimo, pure per il comparto storico che aveva, cioè non è che era molto curato. Ora invece si cerca di inventare, di mettere sempre cose più strane. Poi una cosa che a me è sempre dispiaciuto è... Oh, grandi, che è sta canzone? Grandi. Ragazzi, comunque, la cosa che stavo dicendo, cioè, mo, il Call of Duty mi pare che stia prendendo una strada sempre più basata sul divertimento. Non ci sono più cose molto realistiche. Già le mappe, cioè, come vedete, la mappa del DLC, Splash, ragazzi, con tutto il rispetto, per quanto poi una mappa possa essere magari bella, complessa, fatta bene, eccetera, eccetera, non sarà mai, mai a livello di quelle dei vecchi giochi, ambientate in situazioni di guerra vere. Ma volete mettere a 50,000 people used to live here. Now it's a ghost town. Our so-called leaders prostituted us to the West, destroyed our culture, our economies, our honor. Quitrino, schianto col Black Hawk abbandonato. No, non pushate gli spawn. Vabbè, che sta finendo, eh. Comunque, stavo dicendo, cioè, pure se vedete le mappe, i personaggi gli mettono tutte queste skin strane, colorate. Toro seduto, come si chiama? Mariachi, come si chiama? No, Dios los muertos, là, come cazzo si chiama? Vabbè, avete capito, non mi ricordo nemmeno i nomi. E regà, porca troia. Ma porca troia, ma quanto era bello prima che c'è stato. Se c'era il cecchino avevi la ghillie suite, quell'altro aveva la maschera con gli occhialetti antibalistici e le cuffioni. Cioè, ma porca troia, COD prima era fottutamente bello, raga. Si stava meglio quando si stava peggio. C'erano 3 killstreak in croce, c'erano 10 specialità in tutto. Era tutto basato sull'essere bravi e sulla tattica. Poi specialmente le mappe avevano solo 3 vie. Non sono come ora, con una complessità disumana che è composta da corridoio, 257 stanze, verticalità, eccetera, eccetera. E poi un'altra cosa bella era il fatto che non si volava, ragazzi. Cioè, quella forse è la cosa che io sento di più. Io proprio sento la mancanza. Cioè, i jump shot normali erano belli. Ma sì, jump shot e drop shot, non c'erano tutte queste cose malate. E, era molto più basilare il gioco, si basava tutto sulla bravura, eccetera, eccetera. Ora invece è un po' basato sulla fortuna, perché come dico sempre io... Ora io sto guardando qua, ma un nemico mi può entrare in scivolata, mi può entrare volando, mi può entrare camminando normalmente, quindi mette una componente random al gioco. No! Mi hanno ucciso.
Comunque, oltre a quest'urlo, no, non è quello perfetto, ce ne stanno tanti di Call of Duty. Cioè, secondo me, il cambiamento da cui è cominciato a partire Call of Duty è con Black Ops 2, che hanno cominciato a mettere score streak, hanno cominciato a mettere comunque molti più perk, la possibilità di avere tantissime cose sulle armi, eccetera, eccetera. Più che andando avanti con i giochi, si è sempre sentito l'esigenza di rinnovarsi, di aggiungere cose nuove, di aggiungere più perk, più abilità, perché vedevano che facevano molto successo questo variare delle abilità, delle specialità, degli accessori che fanno ognuno cose diverse. Preso anche magari questo qui, ispirazione da Battlefield, che aveva questa opzione di poter mettere gli, come posso dire, tanti accessori sulle armi, ognuno cambiava l'arma, quindi le armi potevano diventare migliori utilizzando determinati accessori e così via. Cioè, sicuramente è una buona cosa. Il problema è quando questa cosa viene fatta in un modo esagerato, viene estremizzata, secondo me. Ed è quello che un pochino è successo. Cioè, Black Ops 2 è quello che ha dato il via a questa cosa, però sono riusciti a farlo bene. Alla fine i perk venivano utilizzati praticamente tutti, cioè non c'era qualcosa di inutile. Poi invece dopo Black Ops 2 è uscito Ghost, ragazzi, Ghost era pieno di perk veramente inutili, parliamoci chiaro, veramente, che tu dici ma che cazzo ci faccio questa cosa. Black Ops 2, nonostante tutte queste innovazioni che ha messo nella saga, sono riusciti a mischiarle bene con il gameplay e devo dire che a tutti ci è piaciuta, a chi più chi meno, vabbè, problemi di connessione, cose strane che sono successe, però alla fine il gioco, dovete dirlo tutti, era bello, vi siete divertiti, mi è arrivato un dart in faccia, li mortacci tua e tutto il resto, zombie pure era fighissimo, forse uno dei migliori secondo molte persone e così via. Ma poi c'è stato un cambiamento ancora più radicale. Si sentiva, tutti dicevano, ma COD è sempre lo stesso, riciclano le stesse cose. Allora, io sono dell'idea che Redut è uno sparatutto. Uno sparatutto ha delle meccaniche molto, molto basilari. Cioè, sono corri, spara, uccidi nemici, hai delle abilità magari in più, eccetera, eccetera. La cosa, secondo me, che è andata un pochino a uccidere è il fatto che l'utenza si è cominciata a lamentare, quello di Duty è sempre uguale, è sempre uguale, è sempre uguale. Raga, è come dire che Final Fantasy, per esempio, si è innovato, diventando da uno strategico a turni, dove si vedeva dall'alto, a diventare un gioco, in questo caso, in terza persona, con componente di ruolo e d'azione. Per molti può aver snaturato, per molti è un'evoluzione dei giochi di ruolo, ed è questa la stessa cosa che è capitata a COD. Praticamente è stato, diciamo, cambiato, sono andati più avanti nel futuro, perché ovviamente non si può fare che le persone volano o comunque camminano sui muri nel presente, non ci sono possibilità, a meno che non fanno un COD sul parkour, potrebbe anche essere, e spero che questa idea non venga mai presa. Comunque, ora, tralasciando queste cazzate, ma questa bomba, ma li mortacci? Voglio essere serio, cioè, alla fine la gente chiedeva sempre un cambiamento, e gliel'hanno dato il cambiamento, ragazzi. Ghost ha cominciato a unire delle cose di Black Ops, come il leaning, hanno aggiunto altre cose come la scivolata, che comunque l'abbiamo... c'è una che pusha. La ritrovavamo negli altri sparatutto. Allora, io quello che dico è... Io dico, va bene prendere le cose migliori degli altri giochi e sfruttarle, perché raga, è come dire chi fa un vlog e gli altri non possono fare vlog perché l'ha fatto prima lui, cioè non è che ha molto senso, se ci pensate, questa cosa che ho detto. Quindi fidatevi che non è proprio copiare, è utilizzare le cose fatte bene, perché alla fine è come dire il primo che ha fatto lo sparatutto, allora tutti hanno copiato da lui. Allora, il punto è che questo cambiamento magari all'inizio poteva divertire, perché dite la verità, ragazzi, io tipo ho preso Advanced Warfare e ci ha giocato, all'inizio non diceva che schifo, diceva oh, ammazza che figata, oh, ambedi volo, mi sposto, faccio, sparo, sono epilettico, guarda che roba, così. Poi dopo un mese vi siete rotti le palle, perché? Perché voi non comprate Call of Duty per avere queste cose, voi siete abituati al Call of Duty che hanno fatto anni fa, quindi è questo. Secondo me lo sbaglio di Call of Duty è il fatto che sono andati sempre più avanti con dei Call of Duty sempre più futuristici, hanno cercato sempre di innovare il gameplay, sempre di più, non riuscendo. Copiando troppo in questo caso, prendendo troppe cose da altri giochi e snaturando Call of Duty. Black Ops 3, bisogna dire che gli anni peggiori sono stati Ghost e poi Advanced Warfare con il tracollo. Ma Black Ops 3 bisogna dire che è risalita questa cosa. Ora io vi pongo una domanda: ma se gli levassimo i salti, cosa succederebbe? Cazzo, sì. Ma già io prendo. No, senti che cazzone, aspetta! Gio, esci che entra morra. Buongiorno. Gio, prendo MV3 per PC, non so usare la tastiera. Aspetta che stavo ballando. Io vorrei prendere l'Xbox, però.
360. Ora ragazzi, continuo il discorso, comunque quello che stavo facendo prima. Sì, sì. Allora, poi stavo dicendo, si è passati da un gioco molto più serio, basato su cose comunque reali, eccetera, eccetera. Fino ad arrivare, oh mio Dio, sono stato scopato. Fino ad arrivare comunque ad avere questi ambienti futuristici e parallelamente solamente inventati. E per carità, non è una cosa brutta, però la cosa che non mi piace è anche che le mappe hanno risentito di questo cambiamento, devo dire, eccessivo. Specialmente se vedete comunque questi Call of Duty, più siamo andati avanti con gli anni, più è stata aggiunta questa sorta di verticalità. Prima abbiamo iniziato con MW2, ricordate favelas, caraci, comunque già cominciavano ad esserci molti edifici dove poter salire e fare cose. Con gli anni si sono aggiunti questi nuovi movimenti, queste cose, diciamo, particolari, in questo caso, che sono andati a snaturare Call of Duty, e sta laggando la lobby. Molto bene, perché la gente chiedeva sempre un gioco più simile alla Battlefield e COD. Ragazzi, è un FPS arcade, come io ho sempre detto. Quelli che cercano il realismo, per prima cosa, non penso che devono proprio giocare a Battlefield o a COD, ma anzi, devono andare a giocare a un'arma, eccetera, eccetera, perché quei giochi sono veramente complessi e realistici. Comunque, a parte Speed of Light, che sentite di sottofondo e mi spiace un bot. Speed of Light. Call of Duty, che era un gioco basato tutto sul... No, dai. Sulla velocità, sul uno stile di gioco portacci tua immediato, per essere un gioco comunque immediato, veloce, che tu prendi, ti fai una partita, ti diverti in un contesto comunque di guerra semirealistico, come lo volete chiamare voi. Mi sono sempre piaciuti gli sparatutto ambientati in un tempo moderno, nel senso quello di adesso, passato, o a malapena un pochino futuristici. Quelli, gli FPS che invece, diciamo, futuristi, mi sono piaciuti, sono sempre stati per esempio gli Arena alla Quake, o un pochino strani, divertenti, come essere Team Fortress 2 o Overwatch in questo caso. Aia! Aia! Grazie. Non sono andati più praticamente a curare l'aspetto di fare un gameplay per cui la gente sia felice di giocare. Cioè, la gente molte volte ormai che gioca a Call of Duty è frustrata. Ma questo deriva a molti fattori. Allora, facciamo conto che noi stiamo giocando a un vecchio COD. Io sono qua, sto catturando C. In un vecchio COD cosa poteva succedere? Che una persona mi usciva dalla in salto, o arrivava e si sporgeva e basta, o ritornava dentro. Qua, oltre a queste tre cose, una persona può uscire in scivolata, a fare un salto, e quindi non riesco a seguirlo. Può sparare dietro a questo oggetto volando, facendo così. Può uscire in volo, così. Tanto mi sparano da dietro in tutto questo. Dove andate? Ci credo se muoi. Dove andate? Può uscire così in salto. Può uscire, come ho detto prima, a fare questo. Può uscire accucciato. Può uscire, come il primo ho detto, in scivolata. Può pusharvi in salto. Cioè, ci sono tantissimi altri fattori che rendono il gioco random. È basato solamente non su sono bravo, predico l'avversario. Qua è fortuna, ragazzi, perché qua, se io nella mia testa dico quest'ora mi esce in salto, e mi esce in salto veramente, ho avuto culo, raga. Non è che sono io furbo, perché è come tirare a caso. Hai tante possibilità e tiri a caso e la prendi. Non c'è bravura in questo, parliamoci chiaro. E mi dispiace, perché andando un pochino a snaturare un aspetto di Call of Duty fondamentale, che era proprio quello tattico, essendo un gioco in cui comunque si muore con pochi colpi, perché parliamoci chiaro, non ci vuole tutta questa mira a COD. Chiunque può arrivare a quel livello di mira, per prima cosa. Molti dicono, ma Power sei bravissimo, tu sei speciale, cose del genere. Io come sempre dico e ripeto, chiunque può arrivare a un'abilità, ragazzi. Chiunque può raggiungere l'abilità di uno scompi, di un giocatore che è IMSX e così via. E sapete perché? Perché prima di tutto utilizziamo il pad. Il pad ci castra l'abilità, ci castra la nostra abilità singola, per prima cosa. Quindi questa è una delle prime motivazioni. Poi, oltre a questo, bisogna dire che non possiamo avere movimenti precisi come un mouse e una tastiera, e quindi non possiamo riuscire a fare quelle cose incredibili che i giocatori di PC riescono a fare. Quindi non è che io posso essere più bravo di te con la mira che con la testa. Quindi è per questo che chiunque può uccidere un giocatore fortissimo e bravissimo di COD. Quindi ve lo dico, qui lo dico e qui lo ripeto. Madonna, Gio, ti ho salvato il culo. Ho notato? Grazie mille, amore. No, è morto! Oh mio Dio! Sotto e sopra. Comunque, non muore. Ricordate questa cosa. Cioè, se io sono girato di spalle, uno mi può uccidere. Scumpi, anche se ci giocherete contro, una volta lo ucciderete, ragazzi. Non vi preoccupate.
dovete pensare che Call of Duty è un gioco basato sul divertimento e sull'immediatezza, non è un gioco basato sulla skill, non è Halo, non è un Rainbow Six Vegas 2, non è un Gears of War, non è un Counter Strike che si gioca sul PC con mouse e tastiera, dove ci sono dei giocatori che sono veramente abili, dove passano intere giornate ad allenarsi non solo con il team ma anche per aumentare la propria abilità. Ed è qui che io vi pongo questo quesito: se il gioco è fatto così, aggiungere ancora più elementi che lo rendono casuale, come vi fa sentire? Vi fa, come posso dire, solamente innervosire? Cioè, guardate gli specialisti, ragazzi. Gli specialisti sono una grande invenzione, secondo me molto divertente, ripresa ovviamente dai poteri degli eroi, in questo caso di Destiny. Però, ragazzi, se questi specialisti potessero guadagnare, invece, diciamo, averli almeno una volta a partita, non sarebbe meglio, secondo voi? Non sarebbe, diciamo, te lo sei meritato, come le score streak e così via, non che hai camperato come potevano essere le kill streak o è passato del tempo e l'hai preso. Quindi vi pongo anche questo. Devi sudare. Bravo. Cioè, non c'è un guadagno e cambiano veramente la partita, perché ragazzi, un Kinetic Armor che vi dà 250% di vita in più. Oh, raga, ma 250% di vita in più è tantissimo. Cioè, è una quantità enorme, ma scherziamo. Quindi è per questo che vorrei iniziare a portare i vecchi COD, sia perché molto probabilmente uscirà la remastered di un Call of Duty il prossimo anno, secondo me uscirà dopo l'uscita del nuovo Call of Duty, perché molti di voi sicuramente non comprerebbero il nuovo Call of Duty se uscisse una versione remastered, cioè, dite la verità. Io, se uscisse una remastered di un COD, non giocherei più ai vecchi, no? La verità, cioè, non giocherei più a quelli nuovi, giocherei solo a quelli vecchi remasterizzati, perché sono troppo belli, cazzo. Per me Call of Duty è stato snaturato attualmente, è cambiato, non è più lo stesso, non mi sento di giocare più allo stesso gioco. Quindi spero che condividiate tutte queste cose che ho detto su COD, spero che mi facciate sapere magari cosa ne pensate di queste cose che vi ho detto riguardo. Riguardo ovviamente i vecchi Call of Duty e il fatto che Call of Duty è stato snaturato. Quindi fatemi sapere. Let's go, bitches.